Partenza dall'Alpe di Cavarzano, anello di 16 km, e fino ad arrivare alla fonte del Boia, non so di preciso cosa sia, dopo si vede, va, si scopre. Oggi con Adri, partenza un po' in ritardo perché sono le 10, ma ed è prevista pioggia. Ci aggiorniamo più tardi. Allora, abbiamo trovato questa piccola radura e oggi abbiamo preso cibo da consumare velocemente, abbiamo delle schiacciatine ripiene, piccola sosta. Adri, cosa ne pensi? Dove siamo? In teoria quelle dovrebbero Eh sì. E questo è il sentiero da seguire. Non male, no? C'è anche il posto a sedere. Vediamo. Sta il bivacco. Adri, c'è il bivacco anche. Tazzina, dove viene la Tazzina? Dalla Polonia. Dalla Polonia. Allora lasciamo il rifugio. Bivacco, via. E proseguiamo. Come si chiamava? Giuseppe Cassarini, detto Geppe. Ecco, siamo scesi dalla Croce di Beppe. Ora è un sentiero pianeggiante in questa foresta piena di abeti. Ecco qua, dritto il lago Brasimone. Ma che senso?
No. C'erano le indicazioni poco fa. Credo proprio di sì. Abbiamo chiuso l'anello. Se vi è piaciuto il video, mettete il like e iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram albe.trek. A presto.